Ciao a tutti, oggi volevo farvi vedere un mini haul di cose per la cucina che ho comprato in questi giorni sempre per colpa di un euro che ha fatto gli sconti al 50%, e quindi mi sono portata a casa un po' di oggettini per la cucina. Questo è il primo, che è una classica frusta. Io già avevo quella di ferro, però ho voluto prendere questa di plastica, era Tescomo, non so se si vede, eccolo qua. Ho preso questa di plastica per evitare di graffiare le padelle o comunque le pentole. Devo dire è molto comoda, anche perché è bella rigida. Non si piega, non è come quelle di silicone. Questa è proprio plastica rigida, quindi mi sto trovando molto bene. Poi sempre Tescoma, perché da un euro purtroppo avevano... Cioè purtroppo, per fortuna e purtroppo avevano tantissime cose Tescoma. E non tantissima scelta, ad esempio non c'erano Fackelmann o cose del genere. Poi ho preso queste due ciotole, queste non sono Tescoma ma Excelsior, non so come si pronunci di preciso. Ho preso queste due, io le uso tantissimo le ciotole perché alla fine ci metto sia gli avanzi che quando devo fare piccole porzioni, quindi riempio tutte le ciotoline a disposizione. Allora, poi sempre Tescoma, ho preso questi qua, questi gancetti per i strofinacci, perché ho preso anche questi, che sono quelli che si attaccano sullo sportello dei mobili della cucina. Qui fanno vedere l'immagine. Quindi ho preso questi, che sono tipo 1,20 euro, una cosa del genere, e ci ho abbinato questi qui perché ho detto così ci aggancio lo strofinaccio. Anche quelli 1 euro e poco. Tra gli altri attrezzi ho preso questa qui, questa paletta, che mi sembrava utile, insomma, non avendo una paletta di questo tipo, ho detto può sempre servire. Poi questa, anche questo non ce l'avevo. C'erano vari colori, io ho preso tutto rosso perché alla fine vado sempre sul rosso o sul verde acido, è il mio periodo del verde acido e rosso. E poi avendo la cucina anche rossa, ho deciso di abbinarli così. Questo qui, che secondo me è comodissimo perché puoi scolarci la pasta, a meno che non hai insomma 10 persone a cena, puoi scolare la pasta, puoi scolare le verdure. Infatti qui dietro fanno vedere comunque come usarlo. Devo dire che io ne ho uno comprato al negozio dei cinesi e lo uso tantissimo, quindi ho detto vabbè, meglio comprare uno di Tescoma, magari un pochino più durevole. Comunque sempre anche questi l'ho pagati sui 2 euro perché stanno sempre al 50. Un'altra cosa utilissima secondo me è questo qui, il termometro da forno. Ora c'è il riflesso. Ok, qui dice che parte da 50 gradi e arriva fino a 300. Lo si può infilare in forno o appoggiandolo perché c'è la base, oppure agganciandolo direttamente alla griglia che va dentro al forno. E secondo me è molto comodo perché, come sapete, i forni casalinghi non sono proprio così precisi, anche se il mio comunque non è vecchio, ma non sono precisissimi. Sempre nella foga degli acquisti c'erano questi strofinacci, 4 strofinacci a 3 euro. Mi piaceva il colore. Altro acquisto. Adesso libero anche. Altro acquisto che volevo fare da un po' e che finalmente ho trovato è il macinacarne. Allora, prima di tutto perché comunque mi piace mangiare le polpette, mangiare gli hamburger, però non mi piace prendere la carne macinata comprata, o meglio, mi piace farmela macinare lì sul momento. E spesso non c'è a disposizione in tutti i supermercati chi te la macina lì sul momento e soprattutto non ti macinano mai la carne di pollo. Quindi ho deciso di prendermi il macinacarne in modo tale che se voglio farmi delle polpette di pollo o comunque mangiare un po' di carne bianca e non solo carne rossa, posso farmi comunque le polpette e macinarmele da sola. Allora, ci stanno due dischi, uno qui, l'altro spero sia dentro. Questo costava 30 euro a prezzo pieno e l'ho pagato 15. Allora, come vedete è tutto in plastica, devo dire della plastica molto rigida, però spero duri. E niente, così. Qui c'è l'altra placca.
Questo serve per fissarlo con la ventosa sul tavolo. E qui si attacca. Poi lo proverò e vi farò sapere. Spero, insomma, di riuscire così a farmi la carne macinata da sola. E niente, questo è stato il mio mini haul di questi giorni. Tutto per colpa di 1 euro che fortunatamente ha finito di fare questi saldi, il 50%, perché altrimenti continuavo a comprare cose. E niente, volevo soltanto farvi vedere quello che avevo acquistato. Sono poche cose, alla fine in tutto avrò speso circa 30 euro, 35 al massimo. Però insomma, mi piaceva farvi vedere gli ultimi acquisti e fatemi sapere se questo tipo di video vi può interessare e fatemi sapere anche voi cosa utilizzate, cosa pensate che sia inutile tra quello che ho comprato, forse questi. Ci ho pensato varie volte tra l'arrivo alla cassa e la coda che ho fatto, li volevo posare, poi ho detto vabbè, per 1 euro ci provo uguale. E niente, invece sono molto contenta sia per il macinacarne che il termometro da cucina, da forno. Questo considerate da 12 euro l'ho pagato soltanto 6. Quindi vabbè, niente, insomma, fatemi sapere che ne pensate degli acquisti e al prossimo video. Ciao a tutti!